Ciao bel mondo della skincare. Allora, oggi di che cosa parliamo? Parliamo della perdita di tono. È un inestetismo che colpisce la fascia di età che va dai 40 ai 65 anni. Poi qualcuno potrebbe avere questo problema anche prima dei 40 anni perché dipende dalla conformazione del proprio viso. Quindi non è dovuto soltanto alla pelle, ma anche al muscolo che sta sotto e alla conformazione ossea. Perché io se rido vedete che ho i zigomi alti. Chi non ha i zigomi alti avrà, diciamo, non c'è niente che sostiene, quindi un pochettino vedremo questa pelle che inizia a scendere, praticamente il nostro ovale del viso inizierà a cambiare. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo giocare d'anticipo. Quindi io oggi vi voglio parlare di questo siero Collagen Boost Intense Serum della Miamo. È un siero antirughe, rassodante, rimpolpante. È un siero a base di peptidi e amminoacidi di collagene, quindi ha due funzioni: quello di stimolare la produzione del collagene e di limitare la degradazione di quello già esistente. Ok? Quindi noi vedremo la nostra pelle più rassodata, rimpolpata, la nostra pelle del viso e del collo sarà più compatta, avremo una migliore elasticità e l'ovale del nostro viso sarà più definito, perché quando noi cominciamo a perdere l'ovale definito, insomma, è un po', diciamo, comincia a essere un po' un problema per le donne, perché comunque ci accorgiamo che iniziamo, insomma, un pochettino ad invecchiare. Quindi noi giochiamo d'anticipo e ci mettiamo il Collagen Boost. Vi faccio vedere come si applica. Si può usare la mattina e la sera, è adatto a tutti i tipi della pelle. Quindi adesso vi faccio vedere come lo applico. Come potete vedere, io sono completamente struccata. Prendo una pipettata piena di prodotto, così, e lo vado a massaggiare, ok? Su tutto il mio viso. Lo potete mettere anche sul contorno occhi, vado anche sul collo. Allora, quando mettete questo siero, insistete su questa zona, che questa è la ruga nasolabiale, ok? Non questa, perché tante si confondono con le rughe nasolabiali. Allora, la ruga nasolabiale è questa, quindi dobbiamo insistere, sfregato un po'. Invece, questo è il codice a barre. Questa zona viene colpita dal codice a barre, quindi insistiamo anche qua. Poi massaggiamo in questo modo per stimolare. Noi giochiamo sempre d'anticipo e ricordiamoci questo, molto importante perché una volta che le fibre di collagene si sono degradate, si sono rotte, diciamo, dopo è difficile lavorarci su. Quindi giochiamo sempre d'anticipo, come dico io, e noi ce lo mettiamo per tempo, per non perdere la definizione del nostro ovale, per aiutare la nostra pelle a non cedere. Allora, vi dico anche che questo siero è indicato anche chi soffre di acne, perché chi soffre di acne dove c'è stata una forte infiammazione, c'è stata una rottura di fibre di collagene, quindi per ripristinare il collagene dobbiamo utilizzare questo siero. In più vi dico due segreti: se vedete che avete un po' di perdita di tono all'interno delle braccia o all'interno coscia, potete applicare qualche goccia di collagene e poi successivamente applicare la vostra crema che può essere rassodante o tonificante. La stessa cosa per le smagliature, dove vedete questo piccolo problemino, ci mettete prima il siero, poi applicate la vostra crema anti-smagliature, insomma. Vedrete che migliorerà di più prima perché così date un booster, un'efficacia maggiore alla crema che andate ad applicare dopo. Spero di esservi stata utile, di avervi dato dei consigli interessanti. Ciao!
Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!